Motorcycle Club ha pensato di far sapere ai genitori dei ragazzi imperiesi, ai ragazzi al nautico tutte le possibilità che ci sono per fare di questo porto un porto che possa portare lavoro imperi e quindi spiegare a queste persone quali sono le possibilità che si possono sfruttare. Quindi i presenti, i relatori che ci saranno oggi sono tutte persone, quasi tutti imperiesi, che hanno fatto delle carriere molto, cioè delle bellissime carriere nella nautica e quindi potranno raccontare la loro esperienza e come, appunto, mi ripeto, i ragazzi possono accedere a questi lavori. Quali sono le opportunità? Le opportunità sono diversificate perché partiamo dalle opportunità di poter lavorare in un porto, quindi ormeggiatori, personale di ufficio, direttori di porto. Noi abbiamo il direttore qua di Cala del Forte di Ventimiglia, e poi invece sulle imbarcazioni, dal comandante ai marinai, alle hostess, ai cuochi, che nessuno sa, ma queste barche grandi che abbiamo ormeggiato Imperia normalmente hanno dei cuochi che non sono stellati, ma poco ci manca. E poi di conseguenza la possibilità anche di lavorare nel comparto della nautica, quindi lavorare sul terziario, e quindi ci saranno anche l'esperienza di un ragazzo del nautico che ha deciso di fare, come dice lui, il falegname, come dico io, il maestro d'ascia, e quindi anche quella è un'opportunità. Ci sarà un'opportunità anche da Gico Rognoni, che da velista si è riciclato nella North Sail, azienda mondiale di vele, e lavora in Sri Lanka e è venuto in Peria. Le qualità significano solo avere un bel panorama, un bel territorio, ma avere anche addetti qualificati, cantieri, tutto l'indotto. Ricordiamo che l'indotto della nautica è un indotto molto ampio, non solamente quello che possiamo vedere con i nostri occhi, ma tutto quello che ruota intorno a una barca è sicuramente va oltre fino ad arrivare al food and beverage, ai motori, all'assistenza di ogni tipo, per cui l'indotto è un indotto amplissimo. Un addetto diretto nel mondo della nautica ne genera 7 come comparto e un euro speso nel mondo della nautica ne genera 6 invece come valore aggiunto.